abbiamo ancora il nostro artista Mustafa Bembele, che questa volta ci parlerà di salute attraverso lo strumento del cora. Ce ne Sì, puoi parlare un attimo e poi ascolteremo il brano. 3-4 anni fa ho fatto un disco CD che c'è una canzone dentro che parla di salute, che dice: noi uomini siamo molto fortunati. Quando ti svegli mattina, sei in piedi, espira, hai la fortuna di tutte le cose del mondo. Quindi che ho fatto la canzone con Acora, Eneyamu, Suani Beure. Grazie per questa, diciamo, profonda, conoscenza delle Mali. Ascoltiamo appunto Mustafa. Takaboyi panna juku anti fe. Perché ci ha portato dei meravigliosi strumenti che arrivano dal Mali. Abbiamo con noi Mustafa Dembélé, suonatore e lui stesso costruttore dell'arpa liuto detta cora e di molti altri strumenti della sua terra, erede per via familiare della secolare tradizione del griot. Il cantastorie, figura di musicista ancora oggi tipica di quell'area del continente africano. Buonasera, benvenuto Mustafa. Buonasera, buonasera. Come hai detto, io sono arrivato da famiglia Griot del Mali. Griot da noi in Mali è cantastorie che trasmise padre in figlio, bisnonni, che è una tradizione che usa tutta l'Africa occidentale, come anche dare la notizia, anche comunicazione tra i villaggi e i popoli. E che è costruttore di strumenti musicali tipo i balafon, che è costruito con legno si chiama gwele. Questo legno è molto sacro da noi, molto usato anche quando andiamo nella foresta con un tipo di seme di cola ginocchiato davanti all'albero. E chiedendo la sacrificio, chiedendo scusa alla natura, all'albero. E questo è l'albero, anche se è albero morto, si rinasce per fare musica, per fare ballare gente, dare gioia ai gente. E metti questo seme di cola davanti all'albero, se uno è aperto, uno è chiuso, vuol dire che la natura non è d'accordo. Se tutti e due è aperto, vuol dire che natura è d'accordo, puoi prendere. Ah, quindi chiedete Chiediamo proprio alla se natura se potete usare quell'albero, l'albero. nonostante comunque fosse già morto. Sì, anche se è morto, perché noi Quindi, prendiamo anche cosa che da noi morto. si butta giù, si Ecco, taglia tutto, cioè ecco. rispetto pari a Sì, zero. anche l'albero se è morto si rinasce di nuovo, ma sempre chiedendo scusa all'albero. Quindi si fa questi strumenti che usa per tante tante cerimonie importanti in Africa occidentale, tipo battesimo, matrimonio, funerali. Non esiste nessuna cerimonia importante che non c'è griot nell'Africa per fare queste cerimonie. È considerato anche come portatore di pace, anche i capovillaggi si deve comunicare le cose. Si chiama il suo griot che prende i suoi strumenti musicali, comunicando a tutti i villaggi per dare la notizia. Potrebbe essere qualsiasi notizia dando ai popoli. Da qui è la famiglia Fratelli Dambelé.
Cosa posso dire? Bisogna rispettare la natura e sintonia con tutti e riciclare anche le cose. Anche l'ultimo brano che ho fatto, se noi ricicliamo tutti gli strumenti, cose buttati, tipo c'è un tipo di pesce da noi che si chiama dodo, che noi da bambini come abbiamo imparato a suonare i percussioni e prendiamo tutti i bratoli, le scatole trovato in giro con questa pelle di pesce che è trovato in giro nel mercato, mettendolo sopra ai bratoli e da lì cominciamo a suonare, cantando, ballando con gioia. Col pesce? Con questo tipo di pesce si mette i pelle sopra ai bratoli. Non avevo capito, ecco. La pelle. Da noi c'è sole, 40 gradi, grattiamo via, si secca subito. Diventa tamburi creato da noi, da bambini piccoli, diventa il nostro parco giochi naturale, che da lì cominciamo a ballare, gioia, cantando. Anche questo va bene per il corpo, è tutta cosa naturale. E dici, ajara, vuol dire buono. Questo è un rispetto di natura che di quello ho fatto con i tamburi a braccio. Chiudiamo con la gioia, no? Ecco, il con tamburo, la gioia, ecco, il tamburo africano del così Mali, balliamo. Che con è il, si chiama tamani, no? Tamani, giusto che, tamani, sì, sì. Che è il tamburo a braccio, a no? Braccio, sì, sì, sì. Quello.